Benvenuti ragazzi in nuovo, nuovissimo episodio di Game Dev Tycoon con la Terry Games Ltd. Dobbiamo cercare di tirare su un po' il morale della nostra truppa perché non stavamo andando molto bene. Allora, stavo pensando che potremmo anche esserci per fare un nostro nuovo motore. Il nostro nuovo motore che... lui cosa sta facendo in questo momento? Non ricordo più benissimo. Top of the Rock ha fatto veramente medievale. Crea un motore personalizzato, intermezzi semplici, editor dei livelli, livelli migliorati, esperienza utente migliorata, mondo aperto. Se no cosa possiamo ricercare ancora? La grafica, ma non abbiamo punti. Progressione del personaggio, non abbiamo punti. Allora facciamo così. Lanciamoci sull'ultimo gioco del nostro Terrible One. Voglio fare uno spazio simulativo sul PC, perché simulativi sulla tal parte che abbiamo solamente il PC, no? Simulazione va da Dio. Terrible One, gioco per tutti, grafica 2D. Allora, storia in missione non c'entra un cazzo, motore di gioco interessante, ma anche il gameplay però, eh. Dai ragazzi, iniziamo a spallinare come se non ci fosse un maledetto domani e dobbiamo tirare su un po' di soldi. Cavolo, sembra che alcuni giocatori stiano usando copie illegali di Top of the Rock. Sono riuscito a identificarne alcuni. Possiamo citare in giudizio per difendere i nostri diritti d'autore oppure ammonire chiedendogli di fermarsi. Ammonisci, tanto non guadagneremo niente. Right away. Perché l'hai detto in inglese? Non lo so. Vabbè. Dialoghi no, assolutamente no. Bisogna dei livelli. È un simulativo. I dialoghi li azzeriamo. Non so bene dove puntare. Vabbè, teniamo una media alta per entrambi. Che perché Top of the Rock ha venduto un cazzo, quindi è che si usano delle copie illegali. La grafica è chiaramente molto importante. Quindi facciamo così. E tirata dal mercato 288.000 vendite. 238.000 soldi. Abbiamo inviato dei monitor di essere giocatori che utilizzano copie illegali del gioco Top of the Rock, perché tiene un problema, bla bla bla, tempo e denaro, se non si va bene vengono poi benissimo, si vede maggiormente in giochi migliori. Ho negato 276 fans, va bene. Non ci ho pensato, potevo fare del marketing, eh? 150, 500, 2 milioni. Riviste demo, o campagna piccola, no, riviste demo. Scendiamo sotto il milione. Se non pompiamo un po' di hype, ragazzi. Altro che No Man's Sky. Questo è No Bug Sky. Oh, l'avevo trovato un nome, guarda. Incredibile, incredibile, subito. No Bug Sky. Vediamo se vende bene. Abbiamo una shitstorm peggio di quello vero. No, sembra che invece è un capolavoro. È un capolavoro, voglio un altro. Ne vogliamo ancora. Uno dei migliori. Concentrarsi su grafica ha fatto molto bene. Altro che No Man's Sky. Voglio vedere le vendite, anzi. Prima di tutto. Così, 7000 così. Rediciamo un rapporto sul gioco della Madonna. Madonna quanto vendiamo, signori. Sbancato lunario! Sbancato lunario, signori! Qua ci facciamo i soldi, qua ci va dentro a pennello l'ultima ricerca che sono progressione del personaggio. Poi facciamo motore di gioco e il nostro GDR. Sì. Ok, qua ci dà le solite cose che ci aiutano a capire. Il più recente gioco ha generato una tempesta di buone recensioni e clienti eccitati. Progressista industria di No Man's Sky è uno di quei rari giochi che possono un nuovo standard. Chiaramente ha davvero fatto la storia dei videogiochi. Grande. Beh, ci siamo risollevati decisamente bene. Siamo ancora a livello 1 e stiamo vendendo ancora un sacco di soldi. Soldi che investiremo tutti nel nuovo motore. Quindi intermezzi semplici, abbiamo detto. Esperienza utente, progressione del personaggio, dialoghi migliorati, editor di livelli, mondo aperto. E lo chiamiamo la Bassa Terra. Che fa veramente, è veramente terribile come nome. Lo chiamiamo uh,
Ma non lo so come chiamare. Avevo appena trovato una vena artistica, l'ho già bruciata così. Motore di gioco. Facciamolo, chiamiamo TB2. Accorciamo decisamente il nome. Terribile, veramente brutto. TB. Ok, puntiamo anche un po' di punti di ricerca, perché dobbiamo fare anche giochi di medie dimensioni. Anzi, nel frattempo che siamo già in guadagno, allora, facciamo algoritmi complessi. Tanto abbiamo preso. Non si può vedere le statistiche di sto coglione. Anzi, ma cosa fare adesso? 369, design 30. Serve uno che pompa sul design, quindi va bene, gioco demo. Mettiamo 500. 420, dai, vaffanculo. 3 milioni e 2 di vendita, ragazzi. Wow. Arriverà anche il nostro nuovo amico. Ci aiuterà sicuramente. Allora, 118, 211, 144. Cazzo, mi hanno buttato via i soldi, ragazzi. Che merda che ci sono arrivati. Sì, abbiamo buttato via tutti questi soldi. Prendiamo questo che in tecnologia è più pompato. E lo facciamo migliorare. Sì. James Spiderman. Giustamente di benvenuto del personale. I nostri amici continuano a lavorare. Questo non va di vacanza subito perché non ha senso. È morto praticamente. Ok. Pubblico più ampio adulti. Vorrei fare. Quindi se sono i videogiochi da scuola ho aggiornato la nostra lista clienti. Più lavori, medie dimensioni, giustamente. Vorrei fare un ultimo. Abbiamo scritto il nostro resto di Italia, abbiamo finito di sviluppare per partecipare alla grande convention. Giochi, giochi, giochi! Va bene, sì, ok. E le tre. E qua si chiama G3. Va bene. Tommy, voglio fare due cose. Un GDR, o dato che adesso il pubblico più ampio è adulti, io mi butterei sul gioco per adulti. Horror. Horror, che non ho. Puttana miseria, la madoncina. Ah. Vabbè, ricerca, nuovo tema. Oh, ragazzi, fai anche in fretta. Tu ti addestro in gemme di game dev, che dovrebbe aumentare la tecnologia. E tu a idem. Sì, no, tu invece sei più puntato sul design, ragazzi, dai. Completatore, vediamo se c'è qualche altra ricerca da fargli fare nel frattempo che aspettiamo. Non abbiamo più punti. Cosa vuoi fare? Niente. Niente. Aspettare che i tuoi amici finiscano qua. Ok. Dai, ciccio. Dai, James Pittman. Pittman, come cazzo ti chiami? Bevi il caffè. Ah. Decrypta messaggio, questa è un'offerta sveglia. I nostri agenti recentemente ce n'è un accesso con i sistemi. No, io non faccio queste cose. Assolutamente no. Ok, ha finito. Sviluppa un nuovo gioco. Adulti, horror, avventura, direi. Avventura, horror, avventura va bene su PC. Assolutamente. E usiamo TB2. Usiamo TB2 con la grafica 2D. V2. Ok. Allora, motore di gioco non è importante, gameplay anche poco importante, storia e missioni, insomma, facciamo intermezzi semplici e progressione del personaggio, no, facciamo un'esperienza utente migliorata, non esageriamo. Motore di gioco un po' di così. Adesso devo aumentare più storia e missioni. Ho sentito che te stavano su un nuovo videogioco, sarebbe disponibile a condividere, accetto. Molti nostri sono curiosi di quali decisioni si prendono. Il vostro nuovo videogioco è un horror avventura. Ci potrebbe dire, secondo lei, quale aspetto è più importante di questo tipo di videogiochi? Se l'intelligenza artificiale oppure la grafica? Un'avventura. Boh.
Se sbaglio a rispondere, scende, non sale Monty Python. Non mi ricordo. Beh, un'avventura grafica, direi. Anzitutto tempo, dopo uscirà. Ah, stand. Allora, andiamo con lo stand piccolo alle 3, perché va bene tutto, ma solamente ci costa 500.000, non mi pare il caso. E facciamo già marketing piccola, pubblicità sulle riviste. A parte di quale aspetto del terreno, certo che la grafica, e se magari ti sconcorrono su questo. Ok, allora c'è un piccolo aumento. Quindi, l'intelligenza artificiale è bassa. Facciamo editor di livelli, dialoghi migliorati. Ma chi se ne frega di dialoghi migliorati? Vediamolo così. Vediamo la piccola hype che cresce. La grafica è importante. Grafica 2D, mondo aperto. L'avventura in mondo aperto, sì, perché no? Abbiamo sentito voci secondo le quali la tua compagnia si è sviluppata un gioco per un pubblico adulto. Rilascio un'intervista, certo. Grazie per il tempo, eh? Prossima settimana, va bene. Dovrebbe essere rilasciata un'intervista, eh? Per la domanda a te, noi che siamo i giocatori siamo ricerca di contenuti più maturi, diventati più popolari. Abbiamo finito, c'è un'ultima campagnetta di marketing un po' boostata a riviste demo. Aumenta l'hype in maniera considerevole. Andiamo alle 3, invece al G3. Vediamo quanta gente si ferma alla nostra Terry Games Ltd. Un gioco 16. Insomma, 47.000 persone, va bene come inizio, subito. È cresciuto anche l'hype notevolmente. Cacciamo sti bug del cazzo, non voglio proprio vedere. Ehi. Play System, qua ci devo buttare proprio a pesce, proprio di quelli cattivi, cattivi. Gioco horror avventura. Lo chiamiamo proprio Madness, pazzia. Mi lasciamo pazzia. Francisco poi prende più soldi, bastardo. IA migliorata. Seguiti. Quello sarà importante farlo. Divertente. Ah, lo adoro. Ah, uno dei migliori. Ok, perfetto. Non abbiamo toppato. Diciamo che non abbiamo per un cazzo toppato. Perfetto. Un 8 come gioco va benissimo. Un pubblico più ampio adulti, quindi venderà anche abbastanza bene. Sì. Andiamo in seconda settimana. Seconda settimana molto meglio. Ma va bene così, siamo riusciti a beccare la tendenza per una volta. Ok, ora volevo fare. Vediamo se posso ricercare. Ricerca. Media di messaggio. Dobbiamo farlo. Hai lasciato Play System. Tu. Ricerca. Nuovo tema. Film ospedale, vocabolario ospedale. Potrei fare, eh? 40 punti, 20 punti, 80.000 clienti. Vabbè, facciamo i seguiti. E fare il seguito vero di Nuclear Boom. La vostra espressione abbia cominciato a diventare giochi più grandi. Giochi più grandi meritano di essere visti da più persone. Qui ad un editore diventa utile. L'editore commercializzerà. Se adesso vi farà vedere la meccanica degli editori. Trovo contatto che è stato sbloccato. Sì. Adesso vedete. Trovo contatto di, no, di pubblicazione. Ho sbagliato. E qua dovremmo fare un gioco di spie così di genere e ce lo venderà lui. Ci guadagneremo il 14%, ci venderanno prima dei soldi, 120.000. Qualsiasi tema, qualsiasi genere, gioco medio, adulti, no, voglio farlo ancora per i cazzi miei. Ok, sviluppa seguito. O di Strategy Plus, però era 675. Nuclear Boom, che ha venduto tantissimo. La Nuclear Boom. Ma non sono in ordine, porca miseria. Hanno 1 mese 3, hanno 1 mese 8. Sì, non sono in ordine. Occhi di Boom Simulator. Come The Mind the Wolf l'abbiamo venduto bene. No, facciamo Boom Simulator. No, è Nuclear Boom. Posto apocalittico GDR. Medio. PC. Anche se potremmo vendere
Del Play System, no, andiamo qua su PC col TV2. Vai. Dai, dai ragazzi, che è l'ultimo video, è l'ultimo gioco di questa puntata, voglio spacca bestia. Ok. Allora, storia e missioni ci metterei lui che è un po' meglio. Gameplay ci metterei lui e poi te arrivi qua. Qua c'è tutto, progressione del personaggio assolutamente. Gioco medio impiegherà più tempo a caricare e caricherà un'hyper automatica, come avete visto. Intelligenza artificiale, niente. Già di livelli sì, importante, ma molto di più questo. Ok. Tu vai sull'intelligenza artificiale perché... No, che su... No, qua. Io mi ci metto qui sul design e tu vai sui dialoghi. Dialoghi migliorati, ovviamente. Vediamo. Beh, 761 mini vendite Mendel sta venuto molto molto bene. Facciamo... Riviste demo, pompiamo un po' di hype. Facciamo sapere ai nostri fans che stiamo creando una nuova perla videoludica, il seguito vero di Nuclear Boom. Ok. Design modo di gioco importante, grafica sì lo è, ma non così tanto. Sonoro. Allora, sonoro. Allora, io mi metterei qua. Ok. Sono a mettere lui cappello, c'è cioè 109, lui va a 100. Che sarebbe meglio tenere tutti su 100, per carità. Va bene così, direi. Ok. Ultima campagnola, no, che è questa licenza? Ultima campagnola di riviste demo, mi ha speso un sacco anche di marketing a sto giro e deve vendere come un ossesso. Poi faremo un contratto di pubblicazione, ma questo lo vediamo nel prossimo episodio. 11 bug infatti, una miseria di bug. Tecnologia è tantissima, molto bene. No, leva bug, porca miseria. Finito? Sì. Oh, ok. Dato che è il seguito spirituale di Nuclear Boom, lo chiamiamo. Potremmo cambiare completamente. Facciamo la storia GDR della storia dell'atomo che si scinde, una cagata pazzesca. I am Atom. Io sono Atomo! E lasciamo il gioco. Storia mitificata, 5 giorni dopo sono allo stereo, ci sono un sacco di robe da fare. Quindi, recensioni, a me. Aia, non è andata benissimo, eh? Ah, però, ottimo seguito. Lo adoro, sto stronzo di Star Games deve andare a morire veramente ammazzato dalle peggio cose. Ok. Beh, no, vende bene, dai. Vende bene, secolo, l'ultimo gioco della serie di Yamato ha avuto un riscontro grande, lo ha lodato, un motore aggiornato, votando davvero l'innovazione di Tiny, certo, già passati 7 anni, 8 anni da quando ho rilasciato quell'altro. Ok, signori, ci fermiamo qua, dopo un paio, abbiamo detto un po' di cazzate, abbiamo fatto due buoni giochi, uno che ci ha veramente dato un boost allucinante è questo, bene, bene, bene. Ci vediamo nel prossimo, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel commento, un bel mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Alla prossima, ragazzi. Ciao!